entra nel sito www.poldesanti.com. Tutti i giorni su TeleG Global, l'altro modo di fare l'informazione. Global, per mondo di dire. Bentrovati, noi siamo qui in un campo di calcio, ancora una volta ci ritroviamo a giocare con questa squadra che è la squadra nazionale Artisti di Sardi, in compagnia naturalmente di Umberto Graziano, ciao. Buonasera a tutti. E in compagnia di Marios, Marios de Tenores de Bitis. Sì. 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 Oh, allora, Umberto, spieghiamo intanto, questa è una partita importante perché ci riallacciamo un po' a quella che è stata la prima partita, tra l'altro, della nazionale Artisti Sardi, a Castel Sardo, ricordate? Sì, in questa occasione ricorrono 2 anni dalla nascita dell'Associazione Artisti Sardi. La prima partita fu quella che tu hai promosso anche molto molto bene, di Castel Sardo, dove abbiamo raccolto dei fondi con i quali, insieme all'amministrazione comunale, all'assessorato, alla pubblica istruzione e ai servizi sociali, abbiamo acquistato un'automobile che, come voleva lo scopo della partita di inaugurazione, servirà per accompagnare in gita o comunque in giornate di relax e di tempo libero gli anziani soli e bambini orfani del paese di Castel Sardo. In occasione proprio di questa partita, a distanza di 2 anni, consegniamo questa macchina, per cui diamo continuità all'operazione che abbiamo fatto nascere tutti insieme noi che facciamo questo lavoro, e oggi abita approfittiamo insomma di questo. Ma il punto importante della manifestazione di oggi è il sostegno dei detenuti del carcere di Mamone, che è una colonia, una casa di reclusione che si trova qui in Barbagia, a pochi chilometri da Bitti, in cui sono reclusi per l'appunto nell'80% persone straniere che hanno bisogno di assistenza sociofamiliare. Come sempre noi siamo vicini quando ci sono problemi di questo tipo, ma oggi siamo ospiti praticamente di Mario, perché lui è di Bitti e per cui allora sarà lui a presentare le formazioni che si scontreranno con noi. Ma dunque, c'è Vecchiolo della Bitterse, Vecchiolo dell'Olovè e un'altra squadra venuta da fuori, non mi ricordo il nome. Cioè, ecco, questa è una cosa. Allora, Mario mi piace perché lui comunque gli chiede le cose, dice, ma io veramente chissà, ma boh, vediamo. Allora, quindi Vecchiolo dell'Olovè, Vecchia Gloria del Bitti, e poi qual è l'altra squadra? La Nazionale Artisti Sardi. Ah, ecco, ma tengo, che cosa? No, ecco, si era dimenticato. Ci tengo a sottolineare nazionale, possiamo anche inquadrare, vero? Il primo piano sul nostro logo. Non si ricordava qual era la memoria. Ma comunque, fino ad oggi, questa squadra che. Sono molto emozionato perché, sai, io ho calcato questo campo anni fa, e quindi. Tornare. Cioè, ritrovarsi, insomma, poi con un'altra squadra. No. Tanto abbiamo Mauro Fancello qua, che mancava solo lui. Certo. Se volete baciarvi, non so. Oh, qui siamo. Ciao Mario. Ciao Mauro. Vuoi dare un bacio anche a me? Dai. Ciao Paul, tutto a posto. Vuoi dare un bacio a lui, te ne vai, però, perché qui stiamo lavorando, eh. Allora, già iniziamo bene, perché noi comunque ci divertiamo sempre quando ci sono queste partite, ma io volevo dire che comunque questa squadra è rimasta imbattuta fino a oggi, all'incirca, a parte quei carabinieri, dico, ma lasciamo ancora, dimentichiamola. Sì, è finita, vabbè, c'era il campo impraticabile, sì, certo. L'arbitro a favore. Sì, ma è chiaro. Però è anche vero che. Eravamo a tempo, il giorno prima c'era il Cagliari che giocava, eravamo emozionati. Un po' emozionati. Però diciamo che in 12-13 partite in 2 anni, o forse anche 15, ne abbiamo perso in effetti solo una. Considerando che sono tutti triangolari, ne abbiamo vinto una ventina. Quindi oggi cosa facciamo? Quindi oggi siamo però un po', come dire, rimaneggiati, nel senso che abbiamo molti infortuni, per cui dovremmo arrangiarsi, ma insomma la forza del gruppo si farà sentire anche oggi in questo campo. Bene, buon divertimento, proseguiamo con le nostre trasmissioni, state lì, a fra poco. Mi piace giocare, saranno 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi proprio è un rischio, per cui insomma, avendo anche qualche concerto in zona a questo periodo, è meglio di no, insomma. Allora facciamo così, se sarai d'accordo ogni tanto potrai, se lo vorrai, prendere il microfono e fare un po' di telecronaca per noi. Sì, questo volentieri, chiaramente tu capisci bene che io ho un impegno che è fondamentale, cioè gli schemi, dirigere quindi, la squadra. Quindi sarà molto difficile che potrai prestarti. Difficile, non posso, perché è un fatto di concentrazione, la squadra se vede che io mi distraggo si distrae anche lei, capito? E per cui insomma non va bene. Non va bene. Intanto entrano i calciatori, lo ricordiamo, La prima partita sarà l'Odei contro il Bitti, poi sì, ci saremo noi che. Ma io dico adesso magari noi chiaramente dobbiamo vincere perché abbiamo sempre vinto, per cui no. Oggi non la vedo così tranquilla, però, perché c'è qualche giocatore che mi ricordo
che faceva parte poi come titolare della Bittese, anche nell'Odece qualche giocatore che ha i fondamentali giusti, insomma, però... E poi tra l'altro non dimentichiamo che mancano tantissimi calciatori anche nella nostra squadra, perché io credo che 5 o 6 importanti manchino. Sì, da questo punto di vista spero che abbiano delle valide giustificazioni, perché il patto era di esserci sempre, a meno che non capitasse qualcosa tipo lavoro o cosa del genere, per cui la prossima riunione penso che sarà un po' infuocata da questo punto di vista. Non è vero. Ci vediamo, iniziamo. Corda Ste Cannas con noi. Ciao, come va? Ciao, bene, bene. Come va Francesco, tutto bene? Ah, no, scusa. Come mai non giochiamo oggi? Non giochiamo perché intanto non ho potuto fare la preparazione, via praticamente vividi su campo allagato e non mi sono potuto allenare. Quindi non ho fatto allenamento e poi siamo su diretto a Sabosa, che ha fatto una manifestazione per emergency. E quindi siamo spassati se no che a stare un nuovo Kimboisi, come fra 10 minuti, se non qualche ora, toccamo a Bosa e poi da che finimo in Bosa forse torniamo a colare. Ah, perfetto, perfetto. Intanto devo farti i complimenti, stavo dicendo poc'anzi Francesco che lui è leggermente incinto. Cioè dovresti giocare un po' più spesso a calcio. C'è mio nipote, interiorizzato. Ma non salirete sul palco in attesa comunque che noi si vada poi a lavorare, a giocare, scusate? Ma non lo so, magari è possibile che facciamo qualche cosa, ma come lasciamo suonare a ISO, se prima di non andare, eh? Prima di andare... Tanti andiamo a Bosa. Che cosa? Prima andiamo a Bosa e poi facciamo qualche cosa. Scusa. Ora smetti, io sto lavorando qua, eh. Hai capito? No, fermo. Devi smetterla, hai capito? Devi smetterla. Basta! Aiuto! Aiuto! Pensi! Scusate! Ma posso salutare a casa? Videolina! No, me la fa una foto! No. Me la fa una foto! Ma di che antenna 1 siete? Sardegna 1! TNG! Sardegna 1! C'è un saluto caloroso a Paul De Santi che purtroppo ci ha lasciati. Noi siamo qua a festeggiare. Se volete venire a trovarci, venite pure. Non roba di giocare questo coso, vai a casa, bello bene. Allora, benvenuti, siamo sintonizzati questa partita. Adesso io oggi non dovevo lavorare comunque. Diciamo che la partita si sta svolgendo nel migliore dei modi. La squadra ha segnato, non so quale. Anche l'altra ha segnato, mi sa che hanno pareggiato, quindi...